Innanzitutto, buongiorno a tutti, è veramente sempre un piacere partecipare ad Ecomondo e dal mio punto di vista appunto vorrei parlare non tanto di Novamont, di quello che fa Novamont, perché come sapete noi siamo pionieri nel settore della bioeconomia, siamo partiti dalle bioplastiche, ma è molto importante che il percorso pionieristico che abbiamo fatto in questi anni possa permettere di fare delle riflessioni sulla pratica, su quello che abbiamo sperimentato e che cosa invece ci può insegnare per il futuro quello che dobbiamo fare. Quello che è certo è che una rivoluzione così come abbiamo sentito negli interventi precedenti, non si può fare una rivoluzione così enorme, un cambio di paradigma da soli. E quindi è fondamentale la partnership, l'interdisciplinarità, l'interconnessione, perché come diceva anche Dal Fabbro prima, il presidente di SNAM, l'approccio deve essere olistico e anche quando si affronta il cambiamento climatico non si può affrontare con un approccio ingegneristico di qualcosa che entra e esce, perché poi siamo di fronte a un sistema naturale che ha delle reazioni anche molto, molto imprevedibili, perché non è detto che abbiamo il controllo di tutti i parametri. Quindi questo vale anche nel pensare all'economia circolare. L'economia circolare è un concetto assolutamente interessante e vincente perché è collegato ai territori, però è evidente che l'economia circolare avrà un valore se avremo individuato parametri, key performance indicators e target veramente ambiziosi che ci permettano di uscire dal business as usual, perché come dice Johan Rockström, il business as usual non ci permette oggi, con le risorse che stiamo utilizzando, di affrontare la povertà e i cambiamenti climatici secondo gli SDG vorremmo fare. Quindi dobbiamo veramente uscire dal business as usual, questo è il vero punto. E allora la bioeconomia può essere un'opportunità, ma ovviamente la bioeconomia significa utilizzo di materie prime rinnovabili, e quindi è evidente che un approccio lineare alla bioeconomia può fare più danni dei vantaggi che può creare. Quindi la rigeneratività della bioeconomia e la connessione con i territori è fondamentale. E perché la bioeconomia possa dare dei risultati veramente importanti e quindi cambiare il paradigma e quindi entrare in quello che è il concetto di circular bioeconomy, sono tre gli elementi che secondo me sono veramente fondamentali da considerare. Il livello più semplice è quello tecnologico, quindi tecnologie trasformative che ci permettano poi di fare la transizione. Il secondo step è quello territoriale, quello di calare queste tecnologie integrate, non ci può essere una tecnologia che vince, è l'integrazione delle intelligenze e delle tecnologie. Deve essere con le radici nel territorio e quindi devono essere progetti territoriali interdisciplinari, filiere interconnesse, e allora lì la rigenerazione si può applicare, e chiaramente più a progetti riusciamo a portare sui territori, a moltiplicare, più l'innovazione incrementale indotta permette di creare un'evoluzione che non è lineare e che quindi può moltiplicare ed esponenzialmente i risultati e cambiare completamente le dinamiche, cosa che i discorsi che abbiamo sentito oggi ci fanno capire che c'è un'accelerazione nelle teste, però nella pratica i numeri che abbiamo visto oggi ci dicono che non ci siamo affatto. Il terzo elemento è un elemento di cambio di società e di cultura, quindi si è detto più volte prima, se non cambiamo la cultura di ognuno di noi e la nostra responsabilità individuali e collettive non sono veramente fortemente spinte, a quel punto non possiamo fare il cambio. E quindi c'è un livello sociale e un livello istituzionale e politico che ha un ruolo importantissimo, e quindi il concetto di una cultura di tipo contributivo e quindi non estrattivo, ho sentito prima appunto la parola estrattivo, è fondamentale, cioè noi non possiamo immaginare di prelevare dal pianeta Terra continuamente risorse come facciamo da un conto in banca, da cui preleviamo continuamente senza riportare qualcosa dentro. E questo è un tema fondamentale, per cui le leggi, le legislazioni devono assolutamente tenere in conto il capitale naturale e quindi il valore che questo capitale naturale ha, ed in particolare, e quindi ho sentito prima l'intervento, il bellissimo intervento di Illy, il discorso del suolo. Il discorso del suolo perché
il suolo, questo lo dico da molti anni e particolarmente anche in sede Ecomondo, il suolo è una risorsa non rinnovabile, purtroppo la popolazione non lo sa, la maggior parte della gente non sa che il suolo non è rinnovabile e non solo, ma è legato a 5 funzioni fondamentali che rendono il suolo sano, healthy soil. Questo è il vero punto e sono 5 funzioni fondamentali che riguardano il rispetto della biodiversità, il sistema di regolazione e di purificazione delle acque, il fatto di provvedere e creare il ciclo dei nutrienti, il cambiamento climatico, il clima, la regolazione del clima e il sequestro del carbonio, quindi il carbon sink e la produzione primaria. In questa slide non vado a sottolineare tutti gli aspetti, noi ci dobbiamo domandare perché non abbiamo un healthy soil. Nelle varie parentesi c'è il motivo, ma uno dei motivi fondamentali è certamente, prima di tutto, è il fatto che non sappiamo che il suolo non è rinnovabile. Quindi trattiamo il suolo come un sistema da cui estrarre, senza tener conto che invece ci dà dei servizi ecosistemici che sono fondamentali. E questo è il punto di partenza. Dopodiché è chiaro che un'agricoltura di tipo estrattivo, industriale, che ha portato grandi quantità di chimica in agricoltura, che ha diminuito la resilienza dei suoli perché con l'erosione, con le monoculture, con l'assenza di mixed agriculture, il crescere animali e coltivare, utilizzare letame, eccetera, il sistema circolare che oggi si incomincia a riscoprire è in realtà un sistema molto più resiliente delle monoculture e delle grandi produzioni di oggi. Ma certamente un altro tema fondamentale è l'inquinamento, è un inquinamento che non viene dall'agricoltura, che non viene solo dall'agricoltura, ma viene invece da un mondo che è in crescita, che crescono gli abitanti, crescono i prodotti, crescono le produzioni industriali non sostenibili e tutto questo crea un sistema di inquinamento che va ad attaccare la fertilità dei suoli. Quindi questo è un tema fondamentale, non si può fare bioeconomia parlando di plastico, si deve fare parlando di suolo, perché se non c'è il suolo non c'è bioeconomia e se non c'è rigeneratività dei suoli non c'è bioeconomia rigenerativa, non c'è economia circolare, non c'è valore dei territori. Quindi questo è un tema assolutamente fondamentale. E se andiamo a vedere queste due semplici slides, queste due semplici immagini ci dicono alla sinistra è la situazione del carbonio nel suolo, quindi vedete dove è più scuro che c'è una povertà di suolo e dall'altra parte invece vediamo dove si pratica agricoltura in maniera molto intensiva. Vedete che c'è una corrispondenza fortissima, quindi noi in questo momento stiamo lavorando sull'agricoltura estraendo carbonio e facendo in modo che i terreni si rimangano desertificati, degradati e dall'altra parte c'è uno spostamento di carbonio poi nell'atmosfera. Quindi evidentemente c'è un problema climatico e di abbiamo due danni quando potremmo invece da un'agricoltura rigenerativa avere due benefici, cioè migliorare la situazione del clima e nello stesso tempo rifertilizzare i suoli, che ha un effetto incrementale indotto enorme, perché poi avendo dei suoli più resilienti crescono maggiormente, si ha con meno area, con meno terra, più produzione, si hanno piante più resilienti, si ha assorbimento di CO2 in maniera più significativa e quindi c'è un ciclo che da non virtuoso diventa virtuoso e porta dei risultati importanti. Ora, il punto quindi è che noi dobbiamo riportare carbonio organico in suolo, questa è una priorità assoluta, e perché bisogna riportare, e questo è il primo step, poi ci possono essere altri aspetti, ma questa è una priorità assoluta e gravissima. Tra l'altro, scusatemi, questa situazione c'è anche perché non c'è una direttiva suolo in Europa, come invece c'è per l'aria e per l'acqua, quindi in pratica il suolo è abbandonato a se stesso, quindi è veramente facciamo tutto quello che poi vogliamo. Quindi è una situazione veramente critica, importantissima, e in particolare per l'Italia, anche perché sull'Italia insiste anche un effetto di cambiamento climatico, come è stato detto prima, che addirittura è più forte e più potente rispetto ad altri luoghi dell'Europa. E tornando al discorso dell'inquinamento, la ragione per cui molta quantità di materia organica che oggi produciamo
Molti nutrienti che in realtà potrebbero essere riciclati, non sono riciclati, non sono riportati nel suolo, nasce dall'inquinamento, appunto da un problema di inquinamento della materia organica, e dall'altra parte di un approccio lineare per cui per esempio il fosforo non viene oggi, si incomincia, ma non viene riciclato in maniera adeguata, così come il discorso dell'azoto, preferire l'azoto organico rispetto all'inorganico è un altro tema estremamente importante che va considerato. Bene, se noi, questo è un esempio che io faccio, perché continuo a fare perché continuiamo a non risolverlo questo problema, ed è invece assolutamente risolvibile. E in Europa noi abbiamo dei quasi 100 milioni di tonnellate di organico, 64 milioni che sono a discarica o comunque non riciclati. Abbiamo il fosforo che appunto continua ad essere una materia scarsa che in realtà dissipiamo creando inquinamento. Ricordiamoci che nel mondo soltanto il 20% delle acque vengono trattate, e anche quello è uno stream di carbonio organico che, se pulito e trattato in modo opportuno, è un altro interessante settore. Se noi toccassimo il rifiuto organico in modo corretto in Europa, avremmo circa, stima grossolana, 68.000 posti di lavoro, 50 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate, e se lo proiettiamo sull'Italia questo varrebbe circa 10.000 posti di lavoro e circa 5 milioni di CO2 risparmiata, oltre agli investimenti in infrastrutture di trattamento che sono comunque, come vedremo, un elemento assolutamente essenziale per risolvere in modo sistematico il problema della qualità dell'organico che portiamo sul suolo. Prima ho sentito parlare di impianti piccoli di compostaggio, eccetera, eccetera, sono sicuramente delle soluzioni interessanti, però attenzione, perché noi dobbiamo dare all'agricoltura della qualità, del carbonio organico di qualità, e quindi tutti i sistemi che ci permettano di garantire questa qualità sono un elemento estremamente importante. In questa slide cosa voglio dimostrare semplicemente è che se vogliamo veramente una rigenerazione delle risorse in un pianeta che è un pianeta pieno, perché questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, quindi molto complesso gestire una crescita di tanti parametri nel momento in cui invece vogliamo rigenerare le risorse, è evidente che tutta la materia organica deve essere trattata, e deve essere trattata con infrastrutture adeguate, perché se non abbiamo infrastrutture adeguate, innovative, dove possiamo mettere innovazione, ricerca, interconnessione, tutto ciò che viene dall'uomo, anche se sono sostanze appunto rinnovabili, non si possono buttare nell'ambiente così come sono, devono essere trattate, e ci deve essere una garanzia di qualità, con standard che devono essere standard elevati, e con sistemi di monitoraggio che ci permettano poi di capire che cosa stiamo facendo veramente, riportando organico in progetti di territorio in cui seguire e monitorare quello che stiamo facendo, e non solo, ma creando le partnership. Quindi al centro in realtà i sistemi di trattamento del rifiuto organico sono, che siano stream liquidi o solidi, sono un punto estremamente interessante, e non solo, ma in Italia abbiamo delle piattaforme che non sono un'azienda, sono realmente dei sistemi. Ricordiamo l'accordo, il position paper Italy towards zero organic waste in landfill, che è stato firmato dalle più grandi multi-utilities italiane, dal mondo ambientalista, dal mondo universitario, perché si vuole che l'Italia sia la prima ad arrivare a questo tipo di risultato. Non dobbiamo aspettare la direttiva BioWaste al 2023, possiamo fare molto, e nell'integrazione innovativa di questi sistemi possiamo anche insegnare al resto dell'Europa, in particolare quella dell'Est, cosa si può fare per uscire rapidamente dal problema che loro hanno molto più pesantemente rispetto all'Italia. Oppure la politica, la food policy di Milano, un grande progetto sulle abitudini alimentari per diminuire la quantità di cibo sprecato, per cambiare attraverso l'educazione scolastica il tipo di approccio al cibo, al tipo di rifiuto, e a come si raccoglie il rifiuto, a come si differenzia e come si migliora la qualità.
Oppure l'accordo importantissimo che è avvenuto poche settimane fa al forum di Coldiretti, in cui Coldiretti e il Consorzio Italiano Compostatori ha firmato un accordo, udite udite, sulla qualità del compost. Quindi avere degli standard elevati, perché se abbiamo delle microplastiche o degli altri inquinanti all'interno del compost e lo mettiamo in suolo, evidentemente questo è un problema. Quindi il risultato è stato la possibilità di avere un accordo tra il mondo agricolo e chi tratta il rifiuto organico, o l'accordo con CAP, con Nova Monte Capo, sul come studiare come si comportano i prodotti biodegradabili all'interno dei depuratori, e non solo, ma che cosa fare dai rifiuti per poter fare poi dei prodotti. Quindi esistono delle piattaforme ampie che mettono insieme agricoltura, trattamento dei rifiuti, università, e quindi una interconnessione importante. In questa logica inserisco il concetto, perché poi noi abbiamo lavorato per tanti anni sul concetto di biodegradabilità, non per vendere un chilo in più di bioplastiche, che devo dire non è quello, ma invece la biodegradabilità, la caratteristica della biodegradabilità ha un senso quando, e questa è una tecnologia di tipo trasformativo, perché nel momento in cui abbiamo prodotti che vengono utilizzati in suolo, pensiamo agli erbicidi, alle pacciamature, pensiamo ai device per lo slow release, pensiamo ai coating per i semi e per i fertilizzanti, questa roba rimane nel suolo e va ad impattare la fertilità dei suoli. Quindi il fatto di avere prodotti che siano in grado di essere biodegradati in suolo è importante in quel settore lì. In acqua è chiaro che se abbiamo prodotti per detergenza e cosmesi che lasciano microprodotti, microplastiche che poi rimangono nei fanghi o sversano nelle acque, evidentemente questi diventano prodotti che danno un problema, perché noi non li vediamo in quel caso lì, ma andiamo ad accumulare ogni anno sostanze che poi impattano la fertilità. Impattando la fertilità impattano la produzione agricola, impattano l'aspetto della CO2, cioè è un sistema connesso, e quindi l'inquinamento da sostanze che si accumulano è una criticità. Lo stesso vale nel compost: non possiamo permetterci di avere un compost che ha dentro lo 0,5% di plastiche e microplastiche. Dobbiamo fare qualcosa di diverso. Allora, evidentemente, in applicazioni che sono particolarmente pericolose per l'inquinamento del rifiuto organico da plastica, lì la biodegradabilità in compostaggio ha un senso molto importante. È chiaro che queste nuove tecnologie impattano con i sistemi di trattamento, e che quindi la sinergia tra innovazioni diverse fa sì che i sistemi che noi stiamo mettendo in campo diventino più resilienti e capaci di affrontare in modo sistematico il problema. Quindi anche quando i discorsi, la bioplastica, ma dove la metto? Cioè, il concetto è che non è la bioplastica o il sistema di trattamento o l'agricoltura, è tutto insieme, è come costruire un sistema che ha tutti gli step conseguenziali e senza propagande cercare veramente di risolvere i problemi. E qui un altro tema che mi sta particolarmente a cuore, ed è il concetto della bioeconomia che deve fare valore e non volume. Cioè, in pratica questo significa, il primo step, è la prima priorità assoluta, è quella che ho detto prima e continuerò a ripetere: riportare materia organica pulita in suolo. Questa è una priorità, ma impatta anche sulla piramide del valore, la catena del valore del cibo oggi, che è quella nera. Sta cambiando, in Italia è molto più evoluta che in altri luoghi, tra l'altro, però questa è la situazione attuale, cioè la logica della bioeconomia del volume, e quindi chi guida è il consumo. È un consumo che crea grandi scarti di cibo, che crea, diciamo, con una dieta alimentare che spesso non è sana e che però è sovrabbondante e che traina produzioni massificate, monocolture, e non solo, ma che utilizza il suolo e l'agricoltore, che non vengono pagati se non per l'opera di estrazione, senza rimettere niente nel suolo. È evidente che questo tipo di sistema porterà, come ci sono le previsioni al 2050, un calo enorme di risorse alimentari, senza considerare l'impatto ambientale, l'impatto climatico.
quello che dobbiamo fare è immaginare un'agricoltura, una rivoluzione copernicana che vede al centro gli agricoltori, che diventano poi custodi del suolo, ma che devono essere riconosciuti per questo tipo di attività, altrimenti non ce la faremo mai. Non solo, ma un consumo più intelligente traina, permette anche di dare un riconoscimento maggiore al valore del lavoro che sta facendo l'agricoltore, e peraltro l'effetto di cambiamento climatico potrebbe essere enorme. Le stime che si fanno sono molto diverse tra di loro, ma si parla comunque di gigaton di CO2 che possono essere risparmiate. Quindi una sfida veramente importante che crea qualità anche della società, che riconnette economia e società. E quindi questo è un tassello importante. Partendo con un progetto di questo tipo, che poi si sposa abbastanza con il caso studio di cui parlava prima Illy, la cosa importante è, facendo partire questo rimettere in suolo il carbonio, si può far partire un altro elemento fondamentale. Oggi è fattibilissimo, ci sono tutti gli strumenti, abbiamo casi come in Bonifiche Ferraresi in cui c'è già un dimostratore che funziona molto bene, ed è il concetto del monitorare, man mano che mettiamo materia organica in suolo, misurare, riportare, validare esperimenti a lungo termine che ci permettano veramente di studiare come evolve la fertilità a seconda della qualità dei suoli, ma anche qual è l'effetto climatico. Quindi una possibilità di conoscenza e anche di big data che permette di un'evoluzione molto rapida della situazione. Bene, ritornando all'Italia e al business del model della bioeconomia, in realtà abbiamo, sembra complesso, non lo è, la linea verde in mezzo, blu-verde, è tutta l'innovazione tecnologica che c'è stata in questi anni, che Novamont ha sicuramente iniziato, ma che è diventato patrimonio di moltissime realtà. Oggi ci sono moltissime realtà, pensiamo al cluster chimica verde, ma pensiamo alle filiere che si sono create in questi settori. C'è tecnologia innovativa che deve essere connessa e collegata. Ci sono una serie di prodotti e di impianti, ci sono impianti che incominciano a diventare neutri dal punto di vista energetico, ci sono, e questo è un obiettivo che uno si deve porre, in modo tale che le unità nuove che nascono in uno sviluppo siano neutre già in partenza, perché questo altrimenti è un rischio di, con lo sviluppo innovativo, di creare ulteriori emissioni. E poi l'interconnessione tra settori completamente diversi. Noi abbiamo progetti insieme alla Repubblica Amministrazioni, ai sindacati, agli agricoltori pesantemente, ai trasformatori, ai compostatori, al settore del grande consumo, alle NGOs, alle università e ai centri di ricerca. In pratica è una piattaforma attivata, e è una piattaforma pronta per la moltiplicazione e per progetti, per la moltiplicazione dei progetti locali, che significa innovazione incrementale indotta, che permetterebbe l'accelerazione. Ma poi questa accelerazione, quanto, cioè la pendenza di questa accelerazione, da chi viene data? Viene data da alcuni fattori importanti che ho elencato rapidamente, e che sono certamente il riconoscimento che la salute del suolo è fondamentale, ci vogliono dei key performance indicators che vengono fissati e su cui dobbiamo impostare il discorso. Una policy, perché non si può stare senza una direttiva suolo, così come gli incentivi, non si può avere degli incentivi soltanto sulla parte energetica e non riconoscere minimamente il lavoro di riportare organico in suolo, perché altrimenti è meglio prendere carbonio e buttarlo in aria, e questo è evidente. Non solo, adeguamento delle infrastrutture di trattamento, come ho detto prima, perché è un elemento fondamentale, la condivisione con le comunità locali, perché i progetti devono essere inclusivi, e quindi l'educazione, la formazione su campo è quella che ci può permettere di cambiare la cultura, perché nel momento in cui ci insegnano qualcosa, ma qualcuno ci insegna dall'alto, è completamente diverso da partecipare ad un progetto di costruzione. E ovviamente gli strumenti europei e la finanza che ci possa dare una mano. E infine, concludo con l'ultimo punto, vi invito a leggere questo libro. È un libro che parla della tragedia del common goods, cioè in pratica non esiste un sistema legale e legislativo che tenga il valore del sistema terra, e quindi, non riconoscendo il valore sistemico, il valore di servizio della terra, non essendoci questa legislazione, siamo nel buco nero legale, senza la cui soluzione credo che tutto il resto sia difficile da fare. Quindi questa è la zona dove dovremmo andare, che è quello di riconoscere l'esistenza legale
del sistema Terra. Grazie. Grazie a Katia Bassioli, a Didi Novamont.